E l'arrivo della salsiccia fa terminare il tuo momento quark. Ti è beccato questo. Lo sapete che sta? Di calzino di pastore sardo dopo la transumanza. Mi piace questa immagine. Ciao amici di Braciami Ancora, se vi piacciono le storie di arrosticini, pecore grigliate all'aperto e per voi non è un problema né bucare una salsiccia e né avere l'inconfondibile aroma di brace che penetra in ogni poro della pelle, allora seguiteci in questo nuovo video. Siamo andati sulla piana del Gran Sasso, dove si trova un luogo che nemmeno nei vostri sogni, una spianata infinita a 1500 metri di altitudine dove regnano braceri, aria pulita e tanta carne da grigliare. E oh ragazzi, se decidete di andare non fate come noi che siamo partiti con l'auto in riserva. Ha comprato le ruote e non ha messo la benzina. Avremo, siamo a 79, Michele. Vuoi mettere? Di lusso, possiamo tornare a casa. Buongiorno Michele. Oggi esordio del gatto morto. Amici di Braciami Ancora, se vi trovate in Abruzzo e volete mangiare gli arrosticini, potete andare in centinaia di posti, ma un posto dovete marcarlo, ovvero sia il rifugio Mucciante. Siamo a 1540 metri di altitudine e qui circa 45-50 anni fa un signore iniziò a cuocere degli arrosticini con una baracchetta di 5 metri quadri. Oggi questo posto è diventato un punto di riferimento per tutti coloro che attraversano il Gran Sasso e se vogliono fa una magnata di cibo abruzzese. Sono le 10 di mattina e noi appositamente non abbiamo fatto colazione perché oggi la colazione si fa a base di arrosticini, salsicce, pecora, formaggio, perché qui ragazzi come funziona? Entrate là dentro, fate la spesa, uscite, qui trovate tutti questi braceri accesi, cucinate, le sedete sulle panche e buon appetito. Andiamo a fare la spesa. Dai. Che profumo! Prendiamo 10 arrosticini. Mi dai 2 costatelle di pecora, 2 spuntature d'agnello e 2 peroni piccole. In totale ragazzi abbiamo speso 27 per cacio marcio, pane, 2 peroni, poi nello specifico di carne 19,70 €. Ogni arrosticino costa 90 centesimi, 2 salsicce, 2 costolette di agnello e 2 di pecora. Va bene Michele? Si sente? Ci stanno accendendo la griglia. Qualcuno potrebbe dire, Michele, ma così poca carne? Ragazzi, è la prima colazione, perché poi non è che ci fermiamo qua, e sono pur sempre le 10 di mattina. Allora Michele, gli arrosticini devono essere fatti per forza qua, perché lo vedi che è diverso? L'ho visto. Questi sono progettati apposta per fare gli arrosticini, invece mo noi pure la salsiccia ce la spostiamo di là, che così si fa prima. Io intanto l'ho fatto per iniziare, se non si fanno mai queste salsicce. Senti Paola. Ehi. La griglia dove stiamo facendo gli arrosticini è stata benedetta da 3 frati che sono stati qua fino a 5 sì, minuti fa. Sì, ma li ho visti. Hai visto che carini? Quindi abbiamo anche la griglia benedetta. Ma erano francescani voi? Mi pare di sì, erano francescani. Sì, l'ho visto dal saio. Sì. Paola, Michele, quanti ne avevamo presi? Erano 10. Contali un po'. 3, 6, 9. Qua c'è passato il topolino. Io lo so chi è stato. Nell'attesa, ragazzi, non ho resistito. Uno me lo sono mangiato. Però ragazzi dobbiamo un attimo soffermarci sui calzini, sono bistecche al sangue. Sì. Oh, sono pronti? A voglia, guarda, ti ho fatto pure il bicchierino. Tiè, beccato questo. Qua il pane però lo vieni a fa tu, non mi interessa proprio. Va bene, il pane lo faccio io, dai. Io sto pensando. Sale, vai, mi raccomando, giusto. Vedi, il sale è stato dappertutto qua. Benissimo, vai. Ok, adesso bisogna trasferirsi. Dove stanno le panche? E andiamo a fare colazione, va, che c'ho una certa fame. E dai. Questi li porto io, dai. Ok, poi. Se no, dai, faccio 2 viaggi io, non ti preoccupare. Mi piace questa immagine.
Se qualche regista la vuole prendere, gliela regalo molto volentieri. Vedete, sta cominciando ad arrivare gente, ma noi siamo arrivati prima e le panche sono tutte per noi. Oh. Scusami, quanti erano gli arrosticini? Ma come, te ne sei mangiato un altro? Ciò fa. Ma tu sei uno io qui. Dovrò mettere. No, questo lo mette. Devo metterlo? Senza bip? Sì, perché la verità. No. Ho cucinato, mi sono messa vicino a 200 gradi di brace e si mangia pure gli arrosticini. Guarda che se continui a chiacchierare me ne mangio pure un altro. Da che iniziamo? Dagli arrosticini. Io inizio dalla birra. Io amo gli arrosticini per tutta una serie di motivi. Uno, sono oggettivamente buoni. Due, che non servono né le forchette né i coltelli, servono solo le mani. E tre, mi dà sempre l'idea di essere uno dei cibi più conviviali sulla faccia della terra. Aggrediamo questa bistecchina di pecora, mini costatina di pecora. Guardate quanto è bella, elegante, raffinata, cotta bene. Quanto è buona. Paola, ma sbaglio o il manzo non l'abbiamo proprio visto? Mi sa che non c'è. No, io non l'ho visto. Qui pecora e maiale. 90 centesimi il costo di un arrosticino, direi che però è un prezzo assolutamente abbordabile. Ok, anche sì. Inferiore alla media, di solito io li ho trovati a 1 euro, 1,10 euro, 1,20 euro, in alcuni casi a 80 centesimi, qui siamo a 90 centesimi. Ok Michele, però vorrei fare un piccolo momento quark anche io sull'arrosticino. Allora, l'arrosticino bene o male si attesta come media sui 30 grammi di peso ognuno. Questo, a dirti la verità, a occhio sfiorava più 27-28, ok? Lo vedevo un po' più piccolino. In alcuni posti abbiamo mangiato addirittura 35-38, là vabbè sono bisonti. La media dovrebbe essere sui 30 grammi. Grazie Paola. E l'arrivo della salsiccia fa terminare il tuo momento quark. Eccola qua. Eppure il maialetto, che gli vedi? La salsiccia è sempre buona. Molto speziata, raga. Che gli vedi? Buona. Gustatevi la trattativa. Ciao! 10 euro. Va bene. Uno. Va bene, uno. Però voglio scegliere colore, aspetta. Fai vedere. Com'è? Bellissimo. Il colore. Bello. Prova quello rosso. Per questo dobbiamo stare in Texas. Qui stiamo in Abruzzo. No, no, dammi quello là. Misura unica, Paola. Va bene? Vai benissimo. Grazie. Ti sei messa a fare la trattativa pure qua. Sentimi che stava a 15, scusami, me lo so, alla fine ho trattato, me ne vado a 10. Io mi sarò anche mangiato due arrosticini in più mentre tu cuocevi. Sì. Ma questo cacio era esattamente il triplo quando l'abbiamo preso. L'ho mangiato io. Però per mangiarsi questo cacio, di che cacio parliamo Paola? Allora, questo qui viene chiamato cacio marcio abruzzese. Loro dicono che sia simile a quello sardo. È il cugino praticamente. È il cugino. Io assaggiando quello sardo dico questo è leggermente più, meno strong. Però vi dico ragazzi che è tanta tanta roba. Assaggiamo. Guarda c'ha l'olio, madonna, è un tacchioso giusto, un tacchioso che la metà basta. Fantastico, guarda che cross culturale, praticamente col bastoncino degli arrosticini se mangiamo a mo' di cinese. Boom! Ammazza! Bello gagliardo, questo è proprio di carattere, ragazzi. Da fa, Io ve lo consiglio se vi piace. Se andate pazzi per gorgonzola, questo è un cacetto che dovete assaggiare, buono! Il caldo, che oggi fa caldissimo ragazzi, l'ha praticamente reso una poltiglia goduriosissima. Andrebbe però spalmato su una fetta di pane. Saresti così gentile ad andarlo a bruschettare? No. Grazie. Il pane bruscato da ce me. L'abbiamo. Bruschette atomiche e dove trovarle? Lo sapete che sta? Di calzino di pastore sardo dopo la transumanza. Professionisti veri. Salutiamo il ristoro Mucciante e le sue meravigliose saliere. Ragazzi, dovete sapere una cosa, il ristoro Mucciante è il ristoro più famoso qui in Abruzzo. Se un giornale, una televisione deve fare un servizio, lo fa sul ristoro Mucciante. È quello che ci ha avuto un po' più di marketing, è il primo che è stato ovviamente il primo che si è piazzato qui, ma a 300 metri di distanza c'è un altro ristoro, eccolo lì, che praticamente si riempie quando il ristoro Mucciante è pieno di gente. Chi non vuole fare la fila là si sposta in quest'altro ristoro
leggermente diverso, un pochino meno leccato, se vogliamo un pochino più, un po' più rustico. Sì, però ti devo dire una cosa, Michele, la chicca di sto posto. Dove stiamo andando? Sicuramente gli arrosticini di fegato, e mo te li faccio assaggiare. Per farvi intendere, lì ragazzi c'è il ristoro Mucciante, 300 metri c'è quell'altra casetta che adesso è vuota, vedete? Avete presente la scena di Bud Spencer e Terence Hill quando mangiano i fagioli? L'hanno girata lì, andiamo a vedere, dai. La baracca di Bud Spencer e Terence Hill, amica. È lei, questa è la baracca. Sì, questa è quella dei fagioli. Che mistero comunque, ragazzi. Lì da Mucciante è pieno di gente e qui ancora non è arrivato nessuno. Sono arrivati i primi due avventori. Sono le 11:41. Buongiorno. Permesso. Buongiorno. Oh, che ci abbiamo? Signora, ce l'hai gli spiedini di fegato? Sì, sì. Quelli. Quelli vogliamo noi. Una decina, sì. Sì, sì, una decina di spiedini di fegato. Ci spariamo. No, 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 li mangiamo qua. Ci può accendere? Io tra poco accendiamo. Perfetto, okay. Noi stiamo qua. Vieni qui. Paola, per te. Grazie, mia. Cos'è? Wow, un mazzo di arrosticini di fegato, come sei carino. Ragazzi, se venite a questo ristoro, gli arrosticini ve li dovete meritare, perché la brace l'accendono quando dice la signora, dovete avere solo cash perché il posto non ve lo fanno usare. Le signore sono un tantinello scorbutiche, però... Un tantinello tanto. Però dicono che faccia parte dell'experience, insomma, se volete il salotto andate da Mucciante, se volete i cardi nelle chiappe venite qua. Vabbè, diciamo voi. Che qua era per l'arrosticino di fegato, che è veramente buono, e poi perché questa è la location dove i famosi fagioli che tutti noi, io almeno da piccola quando guardavo quella scena mi veniva sempre fame. Quando si mangiavano i famosi fagioli di Terence Hill, che lui sì. Si è scofanato qua. Perché dovete sapere una cosa, ragazzi, continuavano a chiamarlo Trinità, è un film che è stato girato da queste parti. Alla fine l'esperienza sul Gran Sasso è stata positiva. Gli arrosticini di fegato molto buoni e il clima che si è creato in quest'altro ristoro molto simpatico, nonostante le due signore fossero un po' arcigne. Se dovessi tornare qui sceglierei però il primo ristoro e non il secondo. Un consiglio, munitevi di contanti, venite quassù con tante banconote perché non c'è linea, il telefono non prende e il rischio che il bancomat non possa essere utilizzato molto alto. Allora ragazzi, questo primo video dall'Abruzzo termina sul mio terrazzo di Roma. Dici perché termina qui? Per un semplice motivo, quel giorno sul Gran Sasso faceva un caldo pazzesco e complici anche i bracieri, sia la telecamera sia l'iPhone sono andati in surriscaldamento e non abbiamo più potuto girare nulla. Però ragazzi, è il primo video del nostro tour in Abruzzo, è stata un'esperienza molto bella, seguiranno altri video da questa meravigliosa regione, voi iscrivetevi al canale così vi arriva sempre, diciamo, la notifica e continuate a seguirci. Ragazzi, un abbraccio e che la brace sia con voi, ciao!